L'esigenza della conoscenza socio-economica e fisico-ambientale in un territorio si è manifestata sin dagli albori delle civiltà. Già in epoche remote gli uomini hanno iniziato a contare gli altri individui o il numero degli animali allevati e la quantità di terre conquistate o coltivate. Con l'avvento dei primi stati primari, i sovrani hanno avuto la necessità di conoscere in dettaglio il proprio territorio, il numero degli abitanti, dei sudditi e delle attività che vi si praticavano. Successivamente, con lo sviluppo della scrittura, si è sviluppata la capacità da parte dell'amministrazione di registrare sistematicamente le informazioni, specialmente a fini fiscali o militari. L'invenzione del catasto, utilizzato per il calcolo del versamento delle tasse, viene attribuito ai Sumeri intorno al 2000 a.C. A quel tempo l'archiviazione delle informazioni avveniva grazie a tavolette di argilla sulle quali erano incise piante o contratti di compravendita di proprietà terriere. In Egitto questa attività di registrazione e catalogazione era compito degli scribi, organizzati in ufficio presso le amministrazioni centrali e periferiche. Gli scribi erano anche incaricati di misurare i campi, contare il bestiame, misurare i raccolti. Uno dei compiti più importanti degli scribi era quello di monitorare e registrare l'altezza delle piene del Nilo e l'estensione dei campi. Sulla base di queste informazioni venivano fatte delle previsioni sui raccolti in modo da razionalizzare l'utilizzo delle scorte alimentari e ridurre il rischio delle carestie. Già in epoca degli Egizi, l'elencazione delle classificazioni e il monitoraggio dell'agroambiente assume quindi un ruolo fondamentale a supporto della pianificazione delle risorse. Con l'avvento della civiltà greca e successivamente con quella romana, questa attività diviene ancora più strutturata e l'agrimensura diventa una professione. Ed ancora oggi è possibile riscontrare tracce delle centuriazioni romane in Veneto ed Emilia-Romagna. Di pari passo con l'aumento della conoscenza, la società romana incomincia a confrontarsi con i problemi legati all'eccessivo sfruttamento dell'ambiente e le conseguenze che questo determina. Quindi lo sguardo si rivolge all'ambiente non più esclusivamente per lo sfruttamento delle risorse, ma con lo scopo di studio, e ci si inizia a porre domande sugli effetti che le stesse attività antropiche hanno sull'ambiente. Plinio, nel caso dell'eccessivo disboscamento delle foreste per la costruzione della flotta militare, riprendendo uno studioso greco, afferma che il bosco normalmente trattiene i rovesci dell'acqua e li distribuisce, riconoscendo così all'ambiente un ruolo che deve essere preservato, seppur riconoscendo all'agricoltura un ruolo essenziale. Oggi abbiamo coscienza che il patrimonio agroambientale e paesaggistico dell'Unione Europea debba essere preservato e che le risorse naturali, una volta esaurite o distrutte, sono perse per sempre. Le politiche agricole ed ambientali messe in atto dall'Unione Europea indirizzano e guidano verso un uso sostenibile delle risorse e richiedono l'implementazione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle medesime politiche e delle risorse naturali. Per il confronto transeuropeo di queste informazioni e la valutazione delle politiche di sviluppo rurale, l'Unione Europea ha messo a punto e richiede di utilizzare specifici indicatori di contesto, di impatto o di risultati. Altri indicatori sono stati sviluppati di concerto con le istituzioni internazionali quali FAO, Nazioni Unite, OECD, Eurostat. Alcuni di questi indicatori sono relativi al comparto agricolo, altri sono più strettamente ambientali. Per il calcolo di questi indicatori è necessario l'impiego di fonti informative per la cui integrazione, utilizzo e comprensione dei risultati sono necessari esperti multidisciplinari. Per osservare nel dettaglio i fenomeni devono essere intraprese specifiche campagne di raccolta dati.